Buongiorno a tutti, vi invito a prendere posto perché stiamo per iniziando. E vi do il benvenuto al Festival per le città accessibili. Questa è la seconda edizione. Queste due giornate di oggi e domani sono in realtà la seconda parte della seconda edizione, perché già ci siamo incontrati a marzo, abbiamo presentato altri incontri. Siamo in streaming in Radio Perusia, quindi siamo visibili ed ascoltabili, udibili. E, io inizio presentando l'associazione Festival per le città accessibili. Che cosa vuol dire Festival per le città accessibili? Perché è nata questa esigenza, perché è nata l'associazione e perché nella città di Foligno. Foligno racchiude in se stessa, insomma, il significato del festival. Noi abbiamo deciso, abbiamo scelto, insomma, questa città perché per natura è l'unica città importante dell'Umbria ad avere un centro storico completamente in pianura. Quindi di per sé la città nasce accessibile, facilmente accessibile a tutti. Ma non basta, sappiamo, la natura, c'è bisogno anche dell'impegno di tutti noi, quindi delle persone che vivono la città e soprattutto delle persone che la costruiscono e quindi che la pensano per tutti quanti. È per questo che è nato il progetto Adotta una barriera e rendila accessibile a tutti, un progetto di Giorgio Raffaelli e di Daniela, un progetto che nasce proprio da due persone che vivevano e che vivono la città di Foligno, che la guardano e osservandola portano poi tutta la cittadinanza a riflettere sulla questione, insomma, delle barriere architettoniche, a fare presente che esistono purtroppo delle barriere architettoniche che non rendono accessibile la città a tutte le persone che la vivono. Il progetto Adotta una barriera si è poi evoluto perché ha incontrato il presidio di volontariato del liceo classico Frezzi, il presidio SPES, ed insieme, perché io allora ero la presidente del presidio di volontariato, abbiamo creato delle giornate dedicate ai bambini all'auditorium Santa Caterina. Abbiamo realizzato un piccolo festival, erano tre giornate intitolate Giochiamo in tutti i sensi, in cui i bambini venivano guidati in un percorso sensoriale all'interno di cinque camere dei sensi. Abbiamo iniziato dai più piccoli e poi, quando abbiamo deciso di fondare la nostra associazione, abbiamo creato il festival proprio partendo dai più piccoli, perché la città deve essere a misura di tutti e quindi perché non iniziare dai bambini, che sono i primi, no? Che mettono i piedi, insomma, che muovono i primi passi nella città. Ed adesso siamo appunto alla seconda edizione e per noi è molto importante avervi qui, perché appunto siete voi quelli che poi progetteranno e costruiranno la città per noi e anche per voi, per tutti noi. Questa di oggi è una giornata molto importante, voi sentirete parlare delle persone che sanno fare il loro lavoro e spero che le ascolterete attentamente. Io sono molto breve. Saluto il festival Meme che si sta svolgendo insieme a noi oggi a Ferrara, ed anche loro trattano il tema dell'accessibilità nell'ambito dell'innovazione produttiva, dei servizi e culturale. Io in realtà ho finito e quindi passo la parola a Eugenio Rossi, che coordinerà la mattinata. Spero che questa giornata sia produttiva e sono sicura, anzi, che lo sarà. Quindi vi auguro un buon festival e un buon ascolto. Grazie.
Grazie, grazie molto Alessandra Moreschini per questa apertura. Sono molto felice di essere anche quest'anno qui perché sono per la seconda volta a questo festival che considero molto importante e per i temi che tratta e per come li tratta. E poi sono felice anche ovviamente perché questo mi ha dato la possibilità di tornare a Foligno, città che sento un po' mia, avendoci anche lavorato per un certo periodo, e quindi un luogo col quale sono legato anche da affetto, anche perché le città io penso che siano un po' come le persone, e quindi ci sono città che si amano, città che si odiano, città che si sentono proprie e con le quali magari si ha un rapporto immediato appena ci si vede. Vado subito alla mia introduzione, che si propone di indicare alcune prospettive da sviluppare, da mettere in agenda, che mi auguro, vista anche la presenza di numerosi soggetti istituzionali e professionali, potranno essere accolte e sviluppate nell'anno che ci separa dalla prossima edizione del Festival, che ci sarà nel 2016. Nella pratica quotidiana emergono numerosi aspetti critici inerenti alla progettazione e la fruizione delle città che ben conosciamo, ma anche che riguardano le regole e gli strumenti che il governo del territorio si è dato per raggiungere l'innovazione dei servizi dell'accessibilità urbana. Per onestà intellettuale dobbiamo dire che non mancano anche orientamenti chiari e importanti che possiamo considerare virtuosi e che fanno riferimento anche a casi italiani, alcuni li vedremo questa mattina nei relatori che seguiranno, ma che non sempre riguardano tutti quelli che hanno difficoltà, per esempio chi ha difficoltà di movimento, chi ha difficoltà di vedere, chi ha difficoltà di sentire. E quindi c'è già questo aspetto che è importante riuscire ad affrontare. L'incontro di oggi, che è sostenuto ancora dall'Istituto Nazionale di Urbanistica e da Urban Promo, la manifestazione di riferimento per le trasformazioni urbane e il marketing territoriale, che anche quest'anno terremo alla Triennale di Milano dal 17 al 20 di novembre, dicevo, l'incontro di oggi forse non produrrà delle vere e proprie conclusioni, ma i materiali che verranno illustrati sono sicuro indicheranno delle strade da percorrere alle diverse professioni per rendere le città più accessibili, ma anche potranno suggerire degli ambiti che possiamo considerare utili a sviluppare iniziative di ricerca. Prima di entrare nel merito degli argomenti di oggi, ritengo importante dare una risposta a un quesito che di solito emerge sempre in questo dibattito. Quali possono essere le condizioni per attuare le innovazioni occorrenti alla sostenibilità socio-ambientale, in modo da indirizzare gli interventi sul costruito in maniera risolutiva delle negatività che cui accennavo in precedenza? Da parte nostra, l'Istituto Nazionale di Urbanistica, con la presidenza di Silvia Viviani, ci siamo dotati di un progetto paese che può essere sintetizzato in 7 punti e per brevità ve li elencherò. Primo, l'interpretazione in chiave infrastrutturale di infrastrutture complesse dei patrimoni territoriali da curare e rigenerare. Secondo, l'investimento in politiche e azioni di rigenerazione urbana riferite sì agli aspetti fisici, ma anche agli aspetti finanziari, agli aspetti sociali, al degrado e all'inquinamento, sostenuto questo però da risorse reali, disponibili e spendibili per generare il valore pubblico.
Ovviamente tale questione passa per una riforma profonda delle politiche e degli attori pubblici di quello che possiamo chiamare l'abitare sociale, cioè l'abitare la città. Terzo punto, la declinazione di nuovi standard, che sono anche quelli immateriali, che producono incremento di valore dei suoli urbani, è vero, ma anche una funzionalità ecosistemica, per usare un termine oggi abbastanza utilizzato, degli ambienti favorevoli allo svolgimento delle attività umane, cioè della città. È possibile declinare nuovi tipi di standard che sono propri e intrinseci dei luoghi e nel contempo producono anche nuovi luoghi. Quarto punto, il rinnovo del piano, e qui è un aspetto più che interessa magari i tecnici o gli amministratori, che da groviglio procedurale, come è oggi, riesca ad essere un racconto consapevole e scenario prospettabile di come cambierà la città. Quinto punto, il rovesciamento dello schema che preordina l'organizzazione del governo pubblico del territorio, che purtroppo oggi è basato ancora molto sulle separatezze. È indispensabile l'aggregazione attorno a progetti per superare la settorializzazione degli enti pubblici, l'urbanistica, in alcuni casi l'edilizia privata, l'ambiente, il sociale, il commercio, le attività produttive, che fanno capo spesso a ambiti che magari non sempre dialogano in maniera ottimale tra loro. E quindi occorre fare politiche integrate, accompagnata dall'allocazione certa delle risorse, prodotte da un'organizzazione efficiente della pubblica amministrazione, ripeto, per progetti e non per settori incomunicanti. Sesto punto, il coordinamento fra le scelte necessarie alla semplicità e certezza dei codici di comportamento, quindi lavorare sulla semplificazione legislativa, alla chiara attribuzione di compiti e responsabilità, intervenire sull'assetto istituzionale, rimodulando alcune competenze, l'individuazione di ambiti territoriali ottimali per l'erogazione dei servizi, rivedere la geografia amministrativa, a volte un confine di un comune definisce magari da un lato, faccio l'esempio che magari è anche un po' banale, però è ben chiaro, da un lato c'è un'area residenziale e dall'altro lato c'è un'area invece di sviluppo industriale. Infine, l'investimento, e qui riguarda probabilmente la maggior parte dei presenti e delle professioni presenti oggi, l'investimento economico ma anche culturale sulle tecnologie, sulle nuove tecnologie a sostegno della nuova pianificazione. In questo complesso inquadramento, perché questi sette punti sono abbastanza difficili, rendere le città accessibili per tutti appare un'azione che certamente non è isolabile in un solo intervento. Tutto ciò emerge con evidenza anche in molti altri approcci. Si tratta di sviluppare una strategia in grado di integrare parti rilevanti e articolate di discipline diverse, l'urbanistica, il design urbano, l'architettura degli interni, il welfare sociosanitario, l'economia dei servizi collettivi, la mobilità pubblica, privata, i trasporti e così via. Un'ulteriore criticità che si evidenzia nel quadro italiano è relativa alla mancanza di connessione tra i soggetti che subiscono e determinano i malfunzionamenti delle città non accessibili. La frammentazione di proteste che determina di proposte, di analisi e iniziative di sensibilizzazione, nonostante molti istituti regionali siano attive, meritevoli pratiche integrate di osservazione e formazione, risentono di un vuoto nel livello sovraordinato, in grado di fornire maggiore coerenza alle esperienze territoriali. Per contribuire a raggiungere questo obiettivo, potremmo sviluppare un'azione di ricerca
che si impegna nella mappatura e nel monitoraggio dei vari momenti di confronto regionale al fine di costruire un quadro nazionale da porre alla base di un indirizzo per le città italiane. Un ulteriore impegno riguarda lo sviluppo di processi formativi, oggi siamo appunto in questo ambito, che però richiede un'azione ancora maggiore di quanto non stiamo oggi facendo. E infine vorrei soffermarmi che dalla mancanza di riscontro nella quotidianità dei nostri luoghi con i caratteri di accessibilità estesa che abbiamo già declinato con chiarezza l'anno scorso nel Festival appunto del 2014, può essere letta come una delle cause, non certo secondaria, della decadenza urbana. La direzione che l'impostazione che sosteniamo come Istituto Nazionale di Urbanistica è quella di affrontare il decadimento tramite innesti e sostituzioni capaci di riadattare l'organismo alle nuove condizioni d'usa, dotandolo di maggiore elasticità e flessibilità, ma anche definendo le visioni da perseguire al fine di migliorare la vitalità urbana attraverso strumenti condivisi tra i diversi soggetti attori che vivono la città. E queste indicazioni operative aprono alla terza prospettiva di ricerca, in cui potremmo immaginare come possono essere rese coese le strategie di rigenerazione urbana con quelle di rivitalizzazione diffusa, come sono quelle per ottenere la cosiddetta città sostenibile per tutti. Chiudo qui la mia introduzione di inquadramento e adesso passerei subito nella prima parte della mattina, chiamando al tavolo l'assessore Emiliano Belmonte del Comune di Foligno, il dottor Raffaele Goretti dell'Osservatorio della Regione Umbria. Vedete voi se volete arrivare tutti o se volete fare l'intervento, come io vi cito, l'architetto Paolo Raspa, presidente dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Gianluca Spolettini, l'ingegnere vicepresidente dell'Ordine degli Ingegneri, e il geometra Arnaldo Radi del Collegio dei Geometri. Mentre si sistemano, visto che dobbiamo recuperare i tempi, darei ben volentieri la parola all'assessore Belmonte. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti voi, benvenuto a Foligno per chi è dovuto venire da fuori. Porto i saluti della Giunta, del sindaco Nando Mismetti, saluto le istituzioni, i rappresentanti degli ordini, il presidente dell'associazione Giorgio Raffaeli. Guardate signori, il mio che poteva essere semplicemente un saluto istituzionale, una panoramica di ciò che a livello amministrativo questa giunta intende fare in collaborazione anche con le associazioni del territorio che si adoperano e lavorano per costruire un ambiente migliore e sostenibile, ecco, poteva essere un intervento estremamente formale, veloce e panoramico. Invece vorrei soffermarmi su alcuni aspetti che a mio avviso sono centrali. In questo primo anno di amministrazione, io sono un ragazzo di 27 anni, quindi fondamentalmente mi sto formando anch'io nel percorso amministrativo, ho collaborato e ho girato un po' a destra e a sinistra di questa Italia, ho cercato di informarmi e di partecipare a molti corsi e di guardare come sta cambiando il mondo delle smart city, dell'accessibilità, degli sviluppi e delle opportunità che la digitalizzazione, le tecnologie, i fondi europei possono dare alle città per apportare dei miglioramenti concreti. Ho diverse deleghe, tra le mie deleghe c'è l'edilizia privata, che quindi compenetra perfettamente i temi che oggi dibatteremo, c'è la digitalizzazione, l'agenda urbana, la mobilità, quindi temi che sono a mio avviso centrali se connessi con intelligenza al dibattito sull'accessibilità e sulle politiche di sostenibilità. Ciò di cui mi sono accorto e che si parla tantissimo con molti slang inglesi di smart city, sensible city,
si sono inventati un marasma di sottotitoli per indicare politiche fondamentalmente di buone pratiche. Ecco, di marketing in Italia se ne è visto tanto e se ne sente parlare tanto, dagli amministratori, dalle società che in un modo o nell'altro devono incentivare questo tipo di cultura, ma di pratica e di azioni vere, noi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che delle persone che amministrano una realtà insieme a delle associazioni devono svolgere delle buone pratiche per rendere una realtà cittadina e una società civile aperta, accessibile a 360 gradi a tutti i suoi componenti. Cioè, creare molto spesso una fumosa costruzione sopra a delle iniziative che dovrebbero essere civili e di principio e di buonsenso naturali e che sono state fatte per molti anni, anche in passato, che poi per un motivo o per un altro, per interessi, per superficialità anche di chi amministra e per mancanza di alcune basi che ora vorrei sottolineare, non sono state più fatte. Ecco, ora noi ci ritorniamo su questi temi e molto spesso vedo anche nella carta stampa amministratori che si vantano di aver abbattuto una barriera come se fosse stata una sorta di opera titanica e sottolineiamo più e più volte pratiche che dovrebbero essere naturali. Allora, il titolo dell'evento è Una città, una persona. La dice lunga. È un titolo che sottintende già una risposta totale su come dover affrontare un percorso che voglia portare all'accessibilità totale e alle buone pratiche di una città. Una città, una persona significa un rapporto tra le varie classi e tra le varie categorie delle persone che abitano quella città di dialogo e di confronto. Se manca una base, che è quella dell'etica e della sensibilità, della consapevolezza di quello che siamo, poi tutto il castello della costruzione amministrativa delle pratiche viene a cadere. Vi faccio un esempio pratico. Non farò il nome dell'istituto né farò il nome delle persone. Nella mia vita privata faccio il volontario nel mondo della disabilità infantile grave. Bene, in una realtà che si vanta di essere eticamente e politicamente all'avanguardia delle pratiche di accessibilità e di confronto sociale, apertura sociale ed emancipazione sociale delle classi più svantaggiate, avevamo organizzato una giornata di incontro tra questi bambini disabili, con gravi disabilità, e le famiglie e i bambini normodotati di questa realtà. Avevamo organizzato i giochi, avevamo organizzato il catering, si era fatta della pubblicità, si erano chiamate le istituzioni. In concomitanza con degli eventi cittadini, ricordo istituzionali, bene, una giornata che avrebbe avuto tutti gli spunti per poter fare incontrare dei ragazzini, quindi dargli proprio il senso di questa unione, non si è presentato nessuno. Non si è presentata neanche l'istituzione, che era quella che aveva patrocinato l'evento. Allora, la domanda che pongo è questa. Prima di parlare di smart city, sensible city, pratiche, amministrazioni, articoli, ripartiamo un attimino dal concetto dell'essere umano e di etica. Ma dove vogliamo andare? Se il principio è quello della mancanza di dialogo e della degenerazione più totale nei rapporti, ecco perché ritorno su Una città, una persona, noi possiamo discutere dall'oggi al domani, fare tutti i festival che vogliamo, incontrarci a tutti i tavoli che vogliamo, ma se manca una consapevolezza e una sensibilità da parte di chi la vive quella città, e poi si deve rapportare, come pensiamo noi di poter costruire una realtà migliore? Quindi cominciare dall'educazione, dalla formazione, sì, dall'inizio e quindi una delega che in questo caso non è mia e mi è connetto a quello che diceva l'architetto, devono dialogare le varie aree dell'amministrazione di un paese, in questo caso il sociale, la formazione, l'educazione, le scuole, l'integrazione passa anche da questo. Non devono essere spot elettorali, deve essere qualcosa di concreto, di vero, che bisogna far vivere sin dall'inizio dell'infanzia dei nostri figli. Da lì nasce una sensibilità. Se nasce una sensibilità, quel ragazzo che crescerà e magari diventerà un assessore avrà la volontà di immettere alla pratica. Questo, signori, sembra molto banale, ma manca. Io sono convinto che se chiediamo a tanti genitori o a tanti uomini anche formati, liberi professionisti, alcune banalità su come poter intervenire nel mondo della diversità, della disabilità o di come questa città si sta trasformando, c'è un'ignoranza latente, ma lo vedo e lo vedo anche su di me, perché se non avessi l'opportunità di crescere in quell'ambiente non lo saprei nemmeno io. Ritornando a bomba sul concreto e cercando anche di chiudere, perché la mia doveva essere solo un intervento istituzionale, su Foligno abbiamo, come in tutte le città, dei lati estremamente positivi e dei lati negativi.
Credo che nessun amministratore, a meno che non sia uscito da una formazione tecnica, e in questo caso non lo sono, io sono un teologo, quindi immaginate voi, che, insomma, ma che ha la volontà però di intervenire, deve circondarsi innanzitutto di persone, associazioni, uomini che possono consigliare in questa opera. La prima cosa che mi viene in mente, e già l'ho detto a Giorgio, c'è un festival fatto benissimo, c'è un'associazione, ci sono dei liberi professionisti, ci sono delle società che ho conosciuto, cui faccio i complimenti, oggi voi potrete ascoltare delle giovanissime rappresentanze di un mondo che sta crescendo, di start-up e di società che concretamente stanno applicando qualcosa per cambiare la vita e migliorare la vita ai nostri cittadini. Ecco, dovremmo creare un piano, una programmazione di lavoro con chi appunto può indicare chiaramente e concretamente cosa si può sviluppare nel campo dell'accessibilità. Una permanente commissione che in campo edilizio, in campo urbanistico, nel piano mobilità, nel piano dell'integrazione sociale, delle politiche abitative, insieme ai tecnici, insieme alle commissioni ordinarie che devono sviluppare questi piani per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini, ma c'è questo elemento importante che ha in sé una sensibilità e delle buone pratiche su come poterle integrare nello sviluppo anche della sostenibilità per chi ha appunto una disabilità che non gli permetterebbe di viverlo appieno quel piano. Non bisogna solamente dirlo però, bisogna fare una riunione dove ce le invidi queste persone, perché uno lo può mettere nel programma, ma se non vengono fisicamente e non gliele fai le domande, non modifichi quel piano, è inutile, è campagna elettorale, spot, ha poco senso. Barriere architettoniche da togliere significa anche coercizione. Questo a noi non ci deve spaventare. A noi ci piace riempirci la bocca di buone pratiche, poi i bagni dei disabili non li fanno perché magari pagano di meno, quindi entrano negli uffici, cercano di raggirare il problema, le rampe non vengono messe perché molto spesso sono scomode e nessuno va a controllare, nessuno punisce. Ma se noi non ci mettiamo in testa che bisogna anche farlo rispettare l'ordine, essere anche un po' duri, formare ma essere anche duri, un equilibrio preciso di amministrazione che può allora dare un impulso anche ad adeguarsi a queste buone pratiche. Nella mobilità sono arrivati 4 nuovi pullman a Foligno, per chi è della città li può vedere, con mia grande soddisfazione perché sono pullman all'avanguardia e in questo invito anche l'amministrazione ad aggiornare il pacco macchine e le infrastrutture, sono pullman accessibili. Ho ricevuto tra l'altro anche i complimenti di alcuni componenti dell'associazione, mi ha fatto molto piacere, in questo sembra scontato, ma anche in una regione come l'Umbria abbiamo ancora pullman pubblici che non sono adeguati. Poi il campo della digitalizzazione, questo è il campo più importante. Una vera svolta, una volta ho fatto delle opere di coercizione e di consulenza per l'urbanistico e per l'edilizio e quindi invitare anche i costruttori e creare una sensibilità, come abbiamo detto, per abbattere queste barriere, nel campo digitale a noi ci si apre una prateria ed è quello che anche oggi voi ascolterete con delle proposte, con delle idee, con le nuove tecnologie che possono aprire dei panorami che fino a ieri erano impossibili per chi avesse dei problemi importanti. Noi dobbiamo fare in modo che questa città possa interagire e possa essere goduta appieno da chiunque. E a volte servono davvero delle piccole accortezze. Immaginate di poter creare dei percorsi ad hoc per chi non è normodotato o per chi è sordo, creando delle tecnologie che al contatto tattile di ogni monumento, di ogni via, si possa dare una strada, un'indicazione precisa. Lo si faceva per le biciclette, se sono stati creati dei percorsi ad hoc per le bici, figuriamoci se non lo possiamo fare per una persona che vuole godersi la città a modo suo e in una sua determinata logica. Più che creare il parco ad hoc o questi, no, questi contenitori dove sembra quasi bisogna creare dei recinti dove qui c'è tutto, il percorso colori, il percorso profumi, no, noi dobbiamo essere naturali, dobbiamo far vivere la città. Quello è un elemento di differenziazione che non deve esserci. Tu vieni a Foligno e devi avere la possibilità di viverla, senza neanche stare troppo a chiedere, a spiegare o a dare spiegazioni o a chiedere dei diritti che devono essere tuoi fisiologicamente e non sono investimenti colossali. Poi avrò modo anche di ascoltarli nella parte tecnica, queste nuove procedure, ci sono delle apparecchiature insomma che possono, prima parlavo con la ragazza sarda se non sbaglio, no? Che mi spiegava come le nuove tecnologie possono dare con questi aggeggi che noi molto spesso utilizziamo per il nulla cosmico, invece possono essere utili, no? Quindi dare al sordo l'impulso che c'è un allarme nell'edificio, quindi che sta scattando un pericolo, oppure dargli delle indicazioni importanti mediante un braccialetto. Questo in maniera molto anche minimale e poco invasiva, perché dobbiamo rispettare anche la dignità della persona, perché poi creare anche artificiose tecnologie che
appesantiscono o danno questa evidenza, beh, non andiamo sicuramente a obiettivo. Questo, e concludo, rientra tutto in un piano di città accessibile e anche, se vogliamo, di marketing, no? Di collegamento, di comunicazione, che può essere fatto a step, ma che a mio avviso non vede un investimento colossale, serve solamente del buon senso. Quel buon senso, e concludo ritornando all'inizio, che dovrebbe ritornare a farci pensare appunto una città, una persona, ma in senso più lato, all'essere umano in sé, e quindi ritornare ad accenderci e a guardare le cose per quello che realmente sono. Grazie tante. Grazie all'assessore Belmonte per anche le indicazioni pratiche che in qualità di amministratore ho apprezzato, in particolare ha voluto darci di ciò che si potrebbe fare, si può fare, si sta già facendo, e quindi questo è un buon messaggio sul quale occorrerà anche coordinarsi meglio e lavorare in funzione, in modo tale da mettere in atto e dare maggiore impulso a questa commissione permanente cui prima lui accennava. E adesso ci spostiamo invece da un ambito comunale, locale, che è pur sempre fondamentale, in una dimensione invece di governo più ampio, più vasto, che è quello della Regione Umbria, e quindi do la parola a Raffaele Goretti, che è dell'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità della Regione Umbria, il quale ha una presentazione e quindi mi sembra che già si vede, quindi può andare. Prego. Okay. Ah, scusa, una cosa che non ho detto prima, chiedo a tutti di stare nei tempi a loro assegnati, perché siamo già un po' in ritardo. Grazie. Benissimo, grazie dell'invito, e saluto tutti a questa importante iniziativa che si rinnova anno dopo anno e che trova sempre più quegli strumenti fondamentali, che sono gli strumenti culturali soprattutto, per affrontare i temi che riguardano tutte le persone, indipendentemente dalla loro condizione. Io mi sento abbastanza in difficoltà, nel senso che la mia condizione in questo momento è minoritaria, no? E c'è una logica nella quale molte volte il tema che noi affrontiamo pare appartenere ad una esclusiva categoria di persone. Le persone cosiddette disabili, c'è questa azione, no? Normodotato, disabile, cioè effettivamente, legandomi all'ultimo intervento dell'assessore, trovo molto interessante questo pensare alla persona. Noi siamo qui oggi, ognuno ha accesso a questa sala in maniera autonoma e indipendente, quindi nessuno oggi qui è una persona che esprime una disabilità, perché l'accoglienza di questo ambiente ci permette di capire che la disabilità è solo un ostacolo posto in maniera assolutamente inadeguata dall'organizzazione sociale, che individua categorie e molte volte pensa di risolvere la questione dell'accessibilità transitando per categorie, quindi non affrontando il tema complessivo del diritto alla mobilità per tutte le persone attraverso una visione dell'universal design, ma pensando di risolvere categoria per categoria le questioni riferite all'accessibilità. Questo, a mio avviso, ma non solo a mio avviso, è un problema serio, è una difficoltà culturale, un ostacolo culturale che tra l'altro può diventare anche un alibi per risolvere fondamentalmente questi temi che riguardano il corretto
e il democratico sviluppo di una società non tanto solidale, ma che rispetta i diritti di tutte le persone. E penso che ho speso questi 2 o 3 minuti senza andare avanti nella mia relazione, perché credo che questo sia basilare. Quindi io, per mia competenza, io sono il presidente dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, che è stato istituito dalla nostra regione proprio sulla scorta di una legge nazionale, e siamo l'unica regione in Italia che ha istituito questo osservatorio e che ha dato il via ad una serie di iniziative dove all'interno dell'osservatorio c'è la presenza attiva e pregnante dell'associazione Festival di Foligno per le città accessibili, che governa, diciamo, aiuta a governare il tema della piena accessibilità degli spazi. Io non starò qui ad annoiarvi con norme o con ipotesi normative che possono essere affrontate o, meglio ancora, realizzate, perché noi siamo una nazione, non solo una regione, ma una nazione che ha un numero elevatissimo di norme in materia, ma che purtroppo, come prima diceva l'assessore, sono norme scritte, non attuate, nessuno controlla, e quindi è probabile, come in molti casi avviene, che quella norma diventa una beffa, perché oltre ad essere scritta però non viene applicata, quindi ci troviamo in difficoltà proprio per questi motivi. Quindi l'osservatorio ha un ruolo importante nell'ambito specifico delle persone con disabilità, perché l'istituzione dell'osservatorio è lo strumento che analizza le norme regionali, comunali, in materia di diritti delle persone con disabilità rispetto ai 50 articoli della Convenzione ONU. La Convenzione ONU, che è lo strumento che garantisce il diritto alle persone con disabilità di poter avere una vita dignitosa al di là delle condizioni in cui quella persona vive. Il discorso che prima ha fatto l'assessore è fondamentale, perché se noi non capiamo che in questo specifico settore, come in altri, ma in questo in particolare, ci sono 2 ambiti di governo. Uno è quello politico, attraverso le scelte e le decisioni, perché queste sono scelte e decisioni politiche. Poi un altro aspetto fondamentale è quello tecnico, con la progettazione e la declinazione programmatica delle scelte politiche. Ma queste azioni, in particolare in materia di diritti delle persone con disabilità, molte volte vengono nascoste dietro l'alibi che non ci sono i soldi. Questo è un errore gravissimo, perché molte azioni culturali, e non solo culturali, ma anche nell'ambito della progettazione, possono essere fatte a costo zero. Quindi qui bisogna analizzare bene la volontà politica di chi ci governa, di chi in qualche maniera amministra la cosa pubblica, e qui abbiamo un grande potere come cittadini, finché ce l'avremo, quello di poter scegliere chi ci governa. Quindi, tornando al tema dell'osservatorio, l'osservatorio, vedete, questa è la sua composizione, ma non mi soffermo. Queste sono alcune delle funzioni dell'osservatorio. Noi abbiamo avuto un mandato dal gennaio 2013 e il nostro mandato scadrà a gennaio 2016. Siamo stati istituiti a cavallo di 2 giunte. Adesso noi restituiriamo un documento importante alla giunta regionale nuova che si è insediata a maggio, con la quale la giunta sta pensando di organizzare una conferenza regionale sulla condizione delle persone con disabilità alla fine di quest'anno. In questo documento che noi restituiamo alla giunta, noi facciamo delle proposte in materia dei diritti delle persone con disabilità.
Quindi la Giunta dovrà scegliere cosa fare rispetto a queste raccomandazioni che ha fatto l'osservatorio. Ma mi preme raccontarvi in pochissime battute il percorso che si è costruito in base alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Questa è una convenzione alla quale hanno aderito moltissimi stati nel nostro pianeta, possiamo dire. Alcuni di questi stati hanno ratificato la convenzione, altri hanno fatto il protocollo opzionale. L'Italia è fra quegli stati che ha fatto il protocollo opzionale. Questo significa che una serie di diritti sanciti dalla convenzione diventano strumenti applicativi, essendo la convenzione uno strumento legislativo extra e sovranazionale. Tutte le norme di legge che andranno ad essere realizzati in questi settori dovranno tener conto della condizione delle persone con disabilità e dei loro diritti. Un aspetto fondamentale per capire quel meccanismo che prima l'assessore ha accennato sul tema della disabilità: noi siamo cittadini al pari di altri cittadini. Sta alle responsabilità politiche di questa organizzazione sociale offrire le pari opportunità perché i cittadini con disabilità che vivono in questo paese possano dirsi a tutti gli effetti cittadini di serie A. Non è perché dobbiamo fare una classifica, ma essendoci cittadini di serie A, di serie B, di serie C, noi vorremmo che tutti i cittadini diventassero cittadini di serie A. Quindi, considerando che la disabilità non è più una condizione che interessa l'individuo, ma attraverso l'ICF e la Convenzione ONU siamo passati alla rappresentazione che la persona con disabilità vive in un contesto sociale.